Al centro dell'eccellenza medica e dell'innovazione, la Clinica Sant'Anna si distingue per la qualità e professionalità nel campo della sanità. Situata a Caserta e accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, la casa di cura è un punto di riferimento strategico per la Regione Campania, offrendo cure specializzate e personalizzate. La struttura si estende su una superficie di oltre 12.000 metri quadri e si avvale di unità operative avanzate in chirurgia, ginecologia, urologia e ortopedia, integrando l'esperienza clinica con 9 ambulatori specialistici. Sant'Anna è una struttura che sorge al centro di Caserta ed è un punto di forza della nostra attività perché siamo immediatamente raggiungibili. La nostra mission è sempre stata quella di essere vicino alle esigenze del territorio. Nello spirito dell'intercettare quelle che erano le esigenze espresse dalla cittadinanza, abbiamo colto nel 2019 l'invito della regione di intercettare quello che era diventato un flusso strutturato di pazienti che dalla Campania andavano oltre regione per la ricerca di prestazioni di alta specialità, soprattutto nel campo dell'ortopedia. Da qui l'idea di attivare la nostra unità operativa, sinergizzando con l'equipe del dottore Santoro che coordina la parte specialistica e supportandolo con un team di fisioterapisti in grado di personalizzare quelli che sono i percorsi della gestione post-operatoria. 7-8 anni fa ho iniziato una collaborazione con la Campania e in particolar modo con la Clinica Sant'Anna, dove oggi, devo dire, con molta soddisfazione siamo riusciti a fare un percorso e quindi a creare un percorso per pazienti appunto affetti da patologia quale la coxartrosi. È chiaro che la chirurgia dell'anca oggi è una chirurgia molto diffusa, oggi in Clinica Sant'Anna devo dire che siamo molto soddisfatti perché grazie a quelli che sono gli amministratori della struttura e a quello che è il nostro apporto medico siamo riusciti sicuramente a creare un'intesa che sta dando i suoi risultati. Questo ci ha permesso nel tempo di poter raggiungere degli obiettivi ottimi. I numeri ci danno ragione in quanto soltanto negli ultimi 3 anni abbiamo già raggiunto quelli che sono gli standard ministeriali del numero minimo di protesi e il trend è in forte crescita. Quindi questo sta a caratterizzare che ormai la Sant'Anna è un punto di riferimento proprio per la protesi dell'anca. Quando parliamo di protesi d'anca parliamo di malattia degenerativa articolare, quindi pazienti che soffrono, pazienti che zoppicano, pazienti che hanno appunto una importante difficoltà deambulatoria associata a dolore. I pazienti vengono chiaramente selezionati all'interno dei nostri ambulatori e successivamente vengono indirizzati chiaramente presso la struttura per tutte quelle che sono le indagini preoperatorie, il classico ricovero che serve per valutare l'operabilità di quel paziente. Superata quella fase, si passa poi all'atto pratico, quella che è l'intervento chirurgico. La Clinica Sant'Anna si impegna costantemente nell'innovazione chirurgica, garantendo interventi meno invasivi e personalizzati. L'approccio mininvasivo adottato dalla clinica è fondamentale per una rapida guarigione e una migliore qualità di vita post-operatoria. L'impianto è un impianto che viene fatto attraverso una via posterolaterale mini-invasiva. Mini-invasivo vuol dire non tanto la lunghezza della cicatrice, non è importante la lunghezza della cicatrice, quanto piuttosto il rispetto di quelli che sono i tessuti muscolari che andiamo via via ad incontrare nel nostro accesso chirurgico. Mini-invasivo vuol dire anche la scelta dell'impianto più giusto per quel paziente, in base a caratteristiche ossee, caratteristiche di età anagrafica, la scelta dell'impianto su quella che è appunto la tenuta muscolare di quel paziente che abbiamo di fronte. Il corretto posizionamento dell'impianto noi chiaramente preferiamo farlo attraverso la tecnica Femur First e sia se si tratti di un primo impianto e sia se si tratti di una revisione, il Femur First, la ricerca della reciprocità tra acetabolo e femore è fondamentale per un corretto posizionamento e quindi durata nel tempo, perché a noi interessa che il paziente chiaramente, che quella protesi in quel paziente duri il più a lungo possibile. Grazie alla collaborazione del dottore Santoro e della sua equipe, in azienda abbiamo ottimizzato tutti i percorsi interni della gestione del paziente e grazie al supporto della Exatec che fin da subito ci ha coadiuvato in questa esperienza, siamo riusciti ad adottare quelle che sono delle procedure standardizzate, appropriate,
capace di ridurre tantissimo quelli che sono i tempi operatori e riusciamo, grazie all'intervento dei nostri fisioterapisti, di ridurre notevolmente i tempi di degenza. Quindi ci si ricovera il giorno prima, intervento il giorno successivo. E quello che chiaramente, ecco, è un argomento che oggi sicuramente è molto cavalcato nell'ambito nostro ortopedico, è quello della rapid recovery, quella che è la ripresa chiaramente, ecco, più veloce possibile. Rapid recovery vuol dire quindi anche dimissione precoce. Precoce non vuol dire mandare il paziente a casa così, senza un obiettivo. L'obiettivo fondamentale è quello di ridare al paziente quelle che sono la possibilità di svolgere le sue normali mansioni quotidiane, quindi il fatto di andare in bagno, il fatto chiaramente di autogestirsi il più possibile, per poi proseguire chiaramente il percorso rieducativo che nella stragrande maggioranza dei casi viene fatto al proprio domicilio. Rapid recovery vuol dire che il ricovero è più o meno rapido, ma la ripresa io cerco di standardizzarla sempre nell'ottica dei famosi 35-40 giorni, perché ci vogliono quei normali fisiologici, direi, tempi di guarigione. Abbiamo un approccio mirato, dedicato al paziente, ascoltandolo tantissimo durante il periodo di degenza, perché è importante acquisire informazioni utili dai pazienti. Perché i migliori suggerimenti avvengono proprio nell'ascoltare il proprio paziente. La Clinica Sant'Anna pone un'attenzione particolare alla prevenzione, investendo in tecnologie innovative. Con l'utilizzo di sistemi come il body scanning e l'analisi assistita dall'intelligenza artificiale, la clinica è in grado di rilevare precocemente potenziali patologie, aumentando così le possibilità di interventi tempestivi ed efficaci. Nell'ambito della prevenzione stiamo sviluppando anche un programma che ci agevola nell'intercettare quelle che possono essere problematiche neoplastiche. Abbiamo dotato il nostro ambulatorio di dermatologia di un'apparecchiatura, un body scanning, che ci permette la mappatura completa della superficie corporea in pochi minuti e grazie all'intervento dell'intelligenza artificiale il medico riesce a intercettare in maniera immediata quelle che possono essere delle lesioni potenzialmente patogene. L'adozione di tecnologie di ultima generazione, come la diagnostica per immagini e la chirurgia assistita da robotica, sottolinea l'impegno della clinica nel fornire cure efficaci e all'avanguardia, assicurando al contempo un'assistenza sanitaria qualificata e tempestiva. Da sempre noi abbiamo affiancato alla ricerca di professionisti dall'alto spessore l'integrazione con tecnologia innovativa. Abbiamo di recente acquistato delle attrezzature della diagnostica per immagine che ci permettono di acquisire informazioni utili in tempi brevissimi, stando attento anche a quelli che sono i consumi energetici. E abbiamo dotato le nostre unità operative di chirurgia e di urologia di laser di ultima generazione, che hanno un basso impatto, una bassa invasività, capaci di diminuire tantissimo quelli che sono i tempi post-operatori e riusciamo a dare un'offerta sanitaria qualificata, altamente appropriata, efficace in tempi rapidi, che poi è la richiesta che noi riscontriamo costantemente. Sicuramente un argomento molto attuale è la robotica, che come sappiamo bene già in chirurgia generale, già in chirurgia urologica, da diversi anni ha fatto passi da gigante, negli ultimi anni anche in ortopedia sicuramente è stato un cavallo di battaglia sul quale diversi chirurghi hanno provato a cavalcarlo. È un'esperienza sicuramente positiva. La robotica è uno strumento che oggi la tecnologia mette a disposizione del medico per cercare di ridurre quei minimi gradi, se vogliamo così parlare, di errore, che magari non è neanche errore, magari è leggera, ovviamente, imperfezione. E quindi la robotica oggi ha questo aspetto in ortopedia. Attenzione, non è il robot che fa l'intervento, ma è uno strumento che la tecnologia ci mette per andare a rendere ancora più preciso il posizionamento del nostro impianto, sia che si tratti di protesi d'anca, sia che si tratti di protesi di ginocchio, e quindi sicuramente è un qualcosa da cavalcare, soprattutto oggi devo dire per i giovani. Oggi secondo me la robotica, se posso esprimere un parere personale, andrebbe sicuramente promossa all'interno delle strutture universitarie, dove chiaramente specializzandi che sono lì a fare formazione, appunto, secondo me devono avere una certa dimestichezza con quello che è questa appunto tecnologia, e ti aiuta anche molto a ragionare,
A me personalmente, per esempio, in questi anni uso la robotica più o meno da un anno e mezzo, è servita molto per capire quello che facevo prima, se quello che chiaramente facevo prima era corretto, se era da, mi ha aiutato a riflettere, ecco, come dicevo prima, se c'erano da apportare delle modifiche. Per cui anche in Clinica Sant'Anna ci stiamo attrezzando per implementare questa tecnologia e quindi a breve anche qui avremo la possibilità di avere come device un robot o navigatore, ecco, perché poi fondamentalmente c'è anche da dire che la navigazione c'è sempre stata, oggi è evoluta in robot, ma è pur sempre un sistema che serve per aiutare il medico nel corretto posizionamento dell'impianto. La nostra politica è mirata proprio all'investimento di tecnologie mirate che ci garantiscono naturalmente un giusto supporto all'alta specialità dei nostri professionisti e naturalmente ascoltando quelli che sono i risultati della ricerca immessa sul mercato. Quindi di recente stiamo investendo molto sull'intelligenza artificiale, in futuro lo faremo sulla stampa 3D, ma per lo più incentiviamo tantissimo anche dei programmi di formazione del personale, perché ci teniamo tantissimo a sensibilizzarlo, perché il rapporto tra operatore sanitario e cliente è un aspetto fondamentale della nostra attività.